Il melanoma della coroide, il tessuto vascolare dell'occhio, è la forma tumorale maligna dell'occhio più diffusa in età adulta. Le terapie utilizzate attualmente per il trattamento del melanoma, come la radioterapia, permettono di conservare l'organo e la funzione visiva nell'80% dei casi. Risulta ancora difficile prevedere un'eventuale degenerazione metastatica della malattia. Il progetto si pone come obiettivo quello di migliorare la capacità di prognosi della malattia attraverso l'uso di marcatori citogenici che rilevino le variazioni cromosomiche legate allo sviluppo metastatico ed individuare i casi in cui siano applicabili terapie biologiche avanzate. Il progetto è iniziato nel 2010 e devo dire che anche se la durata di questo progetto era di 2 anni, comunque ancora adesso il gruppo che si è costituito nell'ambito di questo progetto continua a lavorare allacremente su questa patologia, che è una patologia rara, perché ricordiamo che colpisce circa 6 persone su 1 milione di abitanti. Il gruppo, che è un gruppo tutto ligure, è costituito da il chirurgo, che è il dottor Mosci, che lavora all'ospedale Gariera, che è proprio un oncologo chirurgo del melanoma della coroide ed è uno specialista e centro di riferimento italiano per questa patologia, l'oncologo medico appunto che sono io, che lavoro al San Martino, il LIST, e poi i laboratori sia di genomica di immunologia della dottoressa Pistillo e del dottor Pfeffer, che si occupano appunto ancora adesso di melanoma e anche in particolare di melanoma della coroide, e ancora gli anatomopatologi, il dottor Anselmi che lavora alla ASL3 come sapete, e il dottor Truini che in questo momento non lavora più a San Martino ma fino all'anno scorso è stato il nostro direttore dell'anatomia patologica. Questo gruppo di lavoro è molto importante innanzitutto perché rappresenta un po' l'esempio di come devono essere approcciate le terapie dei tumori in quest'era moderna, perché non esiste più l'anatomopatologo che fa la diagnosi all'inizio della terapia o l'oncologo medico che cura il tumore alla fine della malattia, ma esiste un approccio continuo di confronto multidisciplinare a questo tipo di malattia che può cambiare nel tempo, ci possono essere delle variazioni, quindi deve essere valutato ad esempio lo stato mutazionale di questo tumore anche nel corso di vari trattamenti che vengono eseguiti. Abbiamo scelto di occuparci di melanoma della coroide perché non solo è una patologia rara, ma anche era una patologia in cui non c'erano delle cure valide a questo tumore. E non riuscivamo neanche ad identificare dei fattori predittivi, ad esempio delle metastasi che potevano insorgere in circa la metà dei pazienti affetti da questa patologia. Al di là quindi di fattori prognostici che possono essere clinici come la dimensione del tumore, abbiamo identificato nel corso di questi anni, e ovviamente l'identificazione di questi nuovi fattori prognostici sono oggetto di pubblicazioni scientifiche a livello internazionale, per cui il nostro gruppo è diventato anche proprio un punto di riferimento scientifico nel mondo per questa patologia, dei criteri di tipo molecolare, di tipo genetico, che possono fare classificare questo tumore a seconda appunto della gravità e della probabilità di dare metastasi nel tempo. Quindi questa informazione è molto utile per decidere eventualmente di iniziare precocemente un trattamento in alcuni pazienti che sono più a rischio di sviluppare una recidiva. Un altro punto molto importante è che il melanoma della coroide era considerato diverso dal melanoma della cute, ovvero un tumore in cui non c'erano i fattori di rischio, ad esempio dei raggi ultravioletti, del sole, anche per la sua capacità di dare metastasi, ad esempio esclusivamente al fegato in una fase iniziale, a differenza del melanoma della cute che spesso dà metastasi prima ai linfonodi. In effetti esiste una vascolarizzazione molto importante di questo tessuto appunto uveale coroidale, ma è anche vero che le cellule di melanoma alla fine sono molto simili a quelle del tumore del melanoma cutaneo, e che questo cosa ha implicato? Studiare questo tessuto tumorale ci ha fatto scoprire che vi sono mutazioni come quelle di GNAC e di GNA11 che sono mutazioni della via delle MAP chinasi, le stesse tipo di mutazioni che ritroviamo nel melanoma cutaneo, e quindi possiamo impiegare dei farmaci a bersaglio molecolare come appunto inibitori di MEC, che è una tappa della via delle MAP chinasi, per curare questo tipo di malattia nella fase avanzata.
Un altro punto importante nello studio del melanoma della coroide è stato quello di identificare il fatto che queste cellule di tumore sono sensibili all'immunoterapia, cioè a quei farmaci nuovi, fortunatamente approvati anche in Italia dall'anno scorso, che ci permettono di curare i pazienti con un approccio totalmente innovativo e che verrà applicato nei prossimi anni in tutti i tumori solidi, che è quello di aumentare le difese immunitarie, sbloccare il blocco immunologico, quindi aumentare queste difese che vanno a controllare il tumore riconoscendo gli antigeni tumorali, e sono gli unici farmaci in questo momento che ci garantiscono la sopravvivenza a lungo termine nei nostri pazienti.